Ok, vediamo un po' di riprendere dove eravamo rimasti, va? Qui Bugly, com'è andato tutto quanto? Ho trovato qualcuno che potrebbe essere interessato alla nostra causa. Pronto? Stupida macchina. Hendrix sarà anche l'uomo più arrapato del pianeta, ma non è uno stupido. Non basterà sbattere gli occhioni per estorcergli quei fa... Bugly. Ehi là! Ehi, scusa per la scelta del posto. Pensavo sarebbe stata un'alternativa carina al pub, ma ora avrei voglia di dar da mangiare alle anatre e di lamentarmi della mia schiena. Ti prego, non parlarmi della schiena. Direi di passare all'azione, no? Vacci piano, perché non facciamo due chiacchiere prima? Mi spiace, non ho resistito. Ok, sediamoci. Il tuo lavoro sembra stressante. Ora non più. Da quando ho ricevuto un certo file posso fare quello che voglio. Non mi preoccupo più di niente. Come fai a non essere preoccupato? Con gli amici che si ritrova potrebbe farti... Non hai paura che chieda ai suoi amichetti di farti fuori? Ammetto che forse il pericolo mi eccita. A questo proposito... Bene. Bella serata? Pensavo peggio. Dobbiamo arrivare al PC del suo ufficio. Contiene un file cifrato con una lista delle transazioni illecite di Hit. Ti invio la posizione. Non è una zona bellissima. Eppure Hendrix sembrava candido come un giglio. Qualcun altro ha dovuto lasciare il lavoro. Ora tocca a te. Perfetto.
La cosa che cerchi è qui intorno. Faccio girare. Il sistema di sicurezza. Sono connesso al sistema. Lascia fare a me. Ho copiato l'hard disk, ma non riesco a leggerlo. Probabilmente è stato criptato con un modulo di sicurezza hardware. Senza quel modulo ci vorrà molto tempo. Ne riparleremo. Tu intanto tirati fuori da lì.
Vabbè. Bugly, un aiutino? Posso fare a meno della chiave master di Hendrix, sempre che non ti dispiaccia congelare la missione per 26 anni. Ed ecco che il DedSec torna in modalità rimorchio. Esatto, ovviamente Hendrix ha aggiornato di nuovo le sue preferenze. Che tipo eclettico? Chi sta cercando adesso? Un mimo spagnolo? Elvis? Magari un oritteropo? Stavolta sta cercando una spia, anche se mi sfugge quale razza di spia possa compromettere la propria identità segreta su un sito di incontri non protetto. Ok, capito. Allora, basta una spia nella tua squadra. Ok. Passiva quella, come vedete. Sì. Ok, allora appena posso, la prossima cosa che faccio è questa. Allora, una spia. Eccola qua. Perfetto. Direi che ci sta. Consideralo fatto. Ehi, preparati, stasera hai un appuntamento. Spero tu non abbia buttato via le manette e gli altri giocattolini del tuo vecchio lavoro. Merda, ho un drone devastante alle costole. Ricorda, ci serve quella chiave di sicurezza per inchiodare Jack Heath e i suoi complici. Tutto bene? Eh? Ah, sì, ho solo perso una cosa importante. Dimmi tutto. Farò di meglio, andiamo? Ho preparato qualcosa di speciale. Di sicuro i tuoi amici del CIRS potevano andarci più leggeri con me a quel posto di blocco. Nessuno mi ha mai trattato in quel modo, mai. Il fatto è che non tutti gli oggetti che sequestriamo ai posti di blocco vengono poi restituiti ai proprietari. Ma io ne ho bisogno. Ne va della mia vita, letteralmente. Fammi vedere cosa posso fare. Te ne sarei molto grato. Grato, dici? Ma fino a che punto?
La situazione ha preso una piega inaspettata. Beh, questo spiega perché volesse uscire con una spia. Gli serve qualcuno che si introduca in quella struttura per recuperare la sua chiave di sicurezza. Pensi di farcela? Sì. Manifestazioni di protesta non sono consentite. Andy Algar garantisce la sicurezza dei cittadini. Arrenditi, è meglio per te. Aia, mo l'ho fatta grossa. Possibili ostili nella vostra zona. Ci muoviamo verso il sospetto, passo. Un altro incidente. Ok, facciamo nel culo. A tutte le unità locali, sospetto in acqua. Negativo, non c'è traccia del sospetto. Non lasciate che scappi. Drone, avvia il protocollo di ricerca. Centrale, torniamo indietro. Passo. Gigi. Macchina per sicurezza. La chiave di Hendrix deve essere in un drive USB sul posto. Ricorda, è la nostra sola possibilità per decrittare le prove dei misfatti di Heat.
chiave di decrittazione. Perfetto. Fatto. Ottimo lavoro. Esci da lì. Io avvio la decrittazione e giro i file al Cairo. Chiamate in arrivo da Dez e Cairo. Non so cosa dire, ragazzi. Sto guardando il file di Hendrix, è pazzesco. No, assolutamente bonifici, no. Conti segreti, liste di clienti. Tutto ciò che serve per incastrarli. E poi il dating online non funziona. Non se ne parla. Devo ammettere che avevano messo su un bel business. Anche se così non fosse. Il nostro ministruco aveva la merce e hit i contatti. Il bastardo avrà anche amici potenti, ma i traditori non piacciono a nessuno. È davvero spacciato. Il popolo egiziano ha un bel debito con voi. Un debito enorme. È sempre un piacere dare una mano. Grazie, Sabra. Perfetto. Quindi è finita? Ne abbiamo 4.000. Allora sistemiamo di lucca qualcuno, va. Proviamo a vedere. Abbiamo sbloccato una nuova secondaria. Allora, il DedSec ha sentito che un giornalista ha accusato Albion di aver ignorato la scomparsa di una delle sue fonti. Sostiene di avere un video con le prove dell'attacco ai danni della sua fonte. Vai a Fundown per dare un'occhiata al video. Ecco una lettura interessante. Un giornalista ha implicato Albion nella scomparsa della sua fonte. Sostiene di avere un filmato che lo prova. Puoi trovare questo paladino della libera informazione a Food Town se hai voglia di dare addosso ad Albion. Rimangono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 negozi e poi li abbiamo tutti, ok. Carino. Vediamo come sta così. Non ci credo. Devi farmi vedere le foto. No, ehi là! Allora, compriamoci una nuova maschera. Va bene. D'accordo. Ma sì! Certo! Sì! Ti ho detto di sì! È così, credimi! Allora, questo è carino. Lei però gli teniamo quella che gli ho messo prima. Questa qua. Ok. Allora, il giacchetto non mi convince molto. Vediamo se lo troviamo di un altro colore. Sì, sì. Sì. Lo so. Anch'io. Vabbè, ho messo giacche eleganti. No, io trovo una cosa come questo, ma di altri colori. No, 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 figurati. Capisco, capisco.
carino. Però costa. Non ho abbastanza soldi. Devi farmi vedere le foto, vabbè, non è niente, andiamo avanti. Robe un po' più economiche, magari. Ascolta, no. No, 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 calma. Ascoltami. Allora, vediamo un po'. Cambia stile. Quello vende solo scarpe. Metterli questo no, 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 costa però capisco, capisco. Ah sì, vai. Certo. Devo mettere sta camicia sotto. Non so stile però. Sì. Non sembra male. Cosa? No, non ci credo. Non ci credo. Devi farmi vedere le foto, ma dai. Dai, mettiamo anche questo bello orologio, ma. Sì, ci sta. La maschera questa qui. No, dai. Sì, 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 sì. Va bene. D'accordo. Vabbè, per gli occhiali non lo so che adesso. Se non un bel paio di occhiali particolari ci starebbero. Barbone, quindi non me lo posso permettere. Sì, per adesso la lascio così. Ma sì, certo. Ok, proseguiamo. Allora, la prossima missione facciamo questa, va? Si richiede alla cittadinanza di limitare i propri spostamenti durante le fasce.
complotto per finanziare i terroristi egiziani, incentrato sulla vendita di preziosi reperti, è stato portato alla luce dal gruppo noto come DedSec. Sono coinvolti Jack Heath, uno degli uomini più ricchi di Londra, nonché CEO della casa d'aste Evangeline e il ministro della cultura egiziano. Entrambi sono in custodia in attesa di processo nei rispettivi paesi d'appartenenza. Riassumo, la fonte del giornalista sparisce. Il giornalista, che è proprio un gran furbone, dà la colpa ad Albion. Albion si incazza e ovviamente nega tutto. Vedo se riesco a trovare il video. Prendiamolo dal suo dispositivo. Deve avere una copia. Video in riproduzione. Non posso incontrarvi. Non è sicuro. Ho l'impressione che l'abbiano già fatto. Il protocollo guardiano è attivo ora. Ma non posso dire di più. Vi richiamo appena posso. Penso mi stiano seguendo. Fate in fretta. Fermo! Il giornalista aveva ragione. Hanno trovato la sua fonte. Il protocollo guardiano non era un progetto Albion. Sembra che in realtà il protocollo guardiano sia un gruppo di droni di sicurezza per ricchi viziati, convinti che una sventagliata di proiettili sia la risposta da dare ai poveracci che si avvicinano troppo a una Rolls Royce. Signor Bagley, puoi dirmi dove hanno registrato il video? Certo. In base alla posizione della ciminiera dell'Old Barley Mill, direi che è stato registrato vicino a Helmsman's Trucks. Vediamo dove si trova. Ah, qui vicino. Questo è il posto. Forse le telecamere hanno ripreso l'aggressione all'informatore. Cosa ne dici? Non ne ho idea, ma se hacker i dati del CTOS posso provare a ricostruire l'accaduto. Faccio io. Più resisti, più a fondo devo perquisirti. Vattene, prima che cambi idea. Ok, vediamo di non farci ammazzare. Solo io. Ho bisogno di altri dati. Minchia, piccolo tesoro.
Volevo vedere dove nasce la cosa. Appena in tempo. La qualità non è eccelsa, ma ce ne faremo una ragione. Unisco i dati. Bene, torna alla posizione originaria. Ho un regalino in RA per te. Sia tutto ok, ma... Avvio la ricostruzione in RA. Ricostruzione dati sito SRA in corso. Cazzo, è già morto. Questo protocollo guardiano è una cosa pericolosa. Qualcuno è arrivato al punto di uccidere. Dobbiamo scoprire chi. Secondo il riconoscimento facciale c'è il 93% di probabilità che il killer sia Sean Holland, un 6% che sia un pescivendolo norvegese e un 1% che si tratti di una famiglia di istrici sotto un giubbotto. Facciamo che è Sean Holland, questo è il suo indirizzo. Stiamo arrivando, stronzo! Uno, due, tre, riposo. Anzi no, non riposare, ci servi ora. Quanto entusiasmo.
La residenza di Holland è vicina. Forse saremo in grado di scoprire cosa lo collega al protocollo guardiano. Sì, ricevuto. Il sistema deve essere impazzito. Bene, giornata rovinata. Alle 10 del mattino ci sarà una valutazione di sicurezza. La collaborazione è obbligatoria. Ho sentito qualcosa. Olè. L'ora del lacheraggio. Trova le informazioni riguardanti la connessione di Sean al protocollo guardiano o qualsiasi altra cosa che ritieni sospetta. Allora, vediamo un po' che cosa c'è di sospetto. Ehi là! Accedi al portatile di Sean Holland. Beh, deve stare da queste parti. Ah, eccolo qua. Bingo. Dai, è abbastanza easy. Ok. Fatto. Ora esci da lì prima di farti scoprire. Si va avanti. Siamo qui, chiacchieriamo a tutto spiano. Ok, dobbiamo allontanarci. Va dai, missione abbastanza tranquilla. Ora cerchiamo di non farci beccare. Sì, scendiamo da... Da dove siamo arrivati? Da qui, sì.
calma. Pare che Sean Holland sia formalmente assunto da Horizon Multinational, una società evidentemente disposta a pagare i suoi dipendenti per fare il lavoro sporco. E indovina un po', hanno appena sottoscritto un contratto con Albion. Immagino il motivo, per sviluppare il protocollo guardiano. Se ne parla? I droni sono completamente automatici e in grado di, cito, approntare contromisure disciplinari per rispondere a condotte inaccettabili. Cristo santo, hanno creato macchine per tenerci d'occhio in casa nostra? Ti rispondo subito, aspetto che finisce il dialogo. Non bastano i controlli per strada? L'informatore aveva ragione a farsela sotto. Ok. No, diciamo che in realtà faccio live da un bel po', però vado a periodi. Però in modalità VTuber mi ci sono messo da poco, quello sì. Avevo già il programma da una vita, E ultimamente ho deciso di fare questo esperimento aggiungendo questa cosa, capito? Prima facevo live solo col gioco, senza niente, capito? Qualche rara volta in passato con la webcam normale, però ora voglio provare questa cosa, anche perché appunto avevo comprato più di un anno fa il programma che sto usando, ho detto, vabbè, questa occasione lo sfruttiamo, sperimentiamo un po', dai. E la sto trovando carina alla fine, è simpatica come cosa. Allora, vediamo un po'. Ma l'abbiamo finita quella missione lì? O c'è altro? Ah, ok, devo fare questa qui. E poi ne ho provati diversi di programmi, però non mi ci trovavo con gli altri. Quindi alla fine sono rimasto con quello che avevo comprato, che è Face Rig. Non mi trovo tanto male, anzi. Va tutto abbastanza tranquillo. Ok, allora facciamo questa. Però abbiamo fatto un po' di soldi. Quasi quasi facciamo qualche modifica. Allora, volevo aggiungere qualcosa alla DJ. Sì. Che volevo comprare un paio di occhiali carini, ma non avevo i soldi, quindi... Ora gliela andiamo a comprare, va? Vediamo cosa troviamo. Allora, andiamo al covo. Devo dire che il fattore estetico in questo gioco è molto divertente. Allora, vediamo un po' i prezzi. Quanti soldi ho? 2000 pezzi, dai. Poi ho gli occhiali decenti, li troviamo. Allora, vediamo un po'. Allora, cominciamo da qui. Solo questi? No. Allora, andiamo qui. Questa non li vende. No, non mi convincono. Tu non li vendi? Devi farmi vedere le foto, guarda. Non lo so. 1300, che si fanno pagare. Beh, vediamoli un po' tutti, poi decidiamo. Tu non li vendi? Vediamo qua, tu non li vendi. Niente. Niente. Si somigliano abbastanza fra di loro, Forse questi? Ma vedremo. Ma io in generale vario molto, Però principalmente single player. Poi ci sono stati dei periodi che ho portato qualche MMO come Black Desert, però lì più che altro mi metto a farmare, quindi ora sono fermo con gli MMO, mi sto dedicando ai single player. Poi è capitato che ho portato anche qualche gacha, tipo quando mettevo da parte, facevo qualche pescata in qualche multi interessante. E ora niente, ora sono qui su Watch Dogs Legion. Prima di questo, gli ultimi che ho giocato sono stati Marvel Avengers, poi A Plague Tale Innocence. Allora, vediamo un po'. Qui niente. Poi vabbè, anche qualcosa sullo stile giapponese. Tipo, ho giocato fino a qualche settimana fa che ho finito l'ultimo Tales of Arise. Molto carino. Allora, qui
vengono belli gli occhiali. Qui cosa vendi? Ma troppo pacchiani. No. Ma ricordiamoci, quelli rotondi chi è che li vendeva? Perché non voglio dimenticarlo. Comunque, se guardi... No, riguardo Discord, a parte che non lo uso quasi mai, è rimasto dall'epoca in cui lo usavo. Comunque, qui sotto ci sta tutto. Ho messo il mio Instagram, ho messo Discord, nel caso decidessi di riutilizzarlo. Inoltre c'è anche una cosa che solitamente non fa nessuno, io l'ho fatta. C'è una sezione dedicata ai giochi che ho. Se ci clicchi finisci in un social per giocatori, dove lì c'ho tutta la lista dei giochi che ho, così ti fai un'idea dei giochi che potrei anche portare in futuro, capito? Cioè la mia lista giochi. Ci clicchi e vedi un po' di che si tratta. Allora. Dove li avevo visti quegli occhiali? Ascolta. No, 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 calmati. Forse rivendeva questo. O era questo? No, l'ho perso. Erano rotondi, era. No, era molto prima di questo. Sì, sì. Tanto lo capisco perché erano rotondi, quindi non è che ci vuole una scienza. No, tu non eri. Sono tornati indietro. No. Ah, era questi qua. Vabbè, ricordiamoci, anche se non mi convincono manco quelli, comunque. Il negozio che li vende si chiama William. Ok, ricordiamoci William e poi, se mi decido. No, questi non mi piacciono. E vabbè, ho anche gusti abbastanza difficili, quindi. Sono simili a quelli, ma colorati. Potrei tenerli in considerazione. Questo non li vende. Niente, niente. Sul trasparente potrei pensarci, e questo è bloccato. Allora vediamo bene quelli sul trasparente quanto costano. Costano un bel po', però sono semplici ma allo stesso tempo di classe, non troppo pacchiani. Ma sì, prendo questi, ma cazzo sì, ok. Poi con i prossimi soldi ci compriamo qualche maschera nuova. Che non ne ho prese. Ah no, l'ho presa. Ho preso una maschera e andiamo subito a metterla alla tipa che stavo modificando l'altra volta, che è questa qui. Sì, sì, gliel'ho presa. Vai, vai, ora gliela metto. Assolutamente sì. Ottime notizie per te. È il momento di rischiare per la resistenza. Ce n'hai messo di tempo. Eh sì, era quella, mi pare, col teschio che ho comprato. Allora, vediamo un po' dov'è. Vabbè, su maschere. Dove che sia. Allora, eccola qua. Perfetto. Sono in modalità automatica, sì. Ok. Beh dai, piano piano le maschere stanno crescendo, dai. Ci sta. Messa quella, no? Sì. Sì, sì, ci sta assolutamente questa. Allora, vediamo un po'. Mi danno anche una maschera nuova, vedo. Va bene. Vai, andiamo. Dove sta?
Ah, sta qui, chi è? Ah, c'è lui, ma io voglio usare un po' questo personaggio qui, quindi teletrasportiamo e usiamo un po' lei. Negozio di vestiti, vediamo se mi manca. No, questo già ce l'avevo. Vediamo questo. Ok, questo era nuovo, perfetto. Allora, una macchina. Lei c'ha una macchina molto bella, quindi prendere la sua. Guarda qui. Finiamo con prudenza, che mi dispiacerebbe sfasciarla. Siamo già arrivati, cioè, per un viaggio abbastanza breve. Horizon Multinational si sta ingrandendo, tutto grazie al contratto con Albion. Questo dovrebbe facilitare il nostro ingresso nell'edificio. Accedi al loro database e io ti troverò il protocollo guardiano. Allora, vediamo un po' un punto dove penetrare. Ma qui dovrebbe andare. Vediamo la maschera che abbiamo messo. Eh sì, ci sta. Occhio, disobbedienza agli ordini di Albion costituisce reato. Per nulla, continuiamo a cercare. Qui non si può entrare. Troppo. Mi pare che qui vicino c'è una scalinata. Scusami. Credo. Ci sentiamo. Ciao, bello. No. Dovrebbe esserci per forza, perché se no. O quello o un montacarichi. Questo sarebbe una sorta di montacarichi, ma non credo che mi fa arrivare troppo in alto. Olè. Ecco qui le scale che cercavo. Ma me lo ricordavo io. Anche perché qui c'ero già stato. Ok, ora cerchiamo di fare attenzione. Era quasi caricato. Stare attento. Occhi aperti. Cerchiamo bene. Occhi aperti. È qui. Non finisce più. Pezzo di merda. Erano in due. Maledetto. Era bravo a schivare questo, Non è che l'abilità invisibile si carica rapidamente.
Non me ne ero accorto che erano in due a scendere. All'inizio ne ho visto soltanto uno. Siete che l'altro è arrivato in corso. Quello in alto in punto, eh. Si smette più di salire. Dovremmo esserci comunque. Chiusa. Bugs, puoi farci entrare? Il blocco è alimentato elettricamente e la rete elettrica è la stessa dell'altro edificio poco distante da qui. Se vai lì... Sì, sì. Bugley, ho capito. È una chiusura magnetica. Sovraccarichiamola. Ah, scusa tanto allora. Me ne vado a fanculo. Se hai bisogno, io sono a guardarmi dei reality show. Però, un po' permaloso, Bugley. Quindi si riscende. Fantastico. Sono salito per scendere di nuovo. Allora, il primo dovrebbe essere qui. Ok. Ci siamo quasi. Il secondo un po' più in basso. Questo cos'è, una trappola? Sì. Allora, per entrare lì devo andare da sopra. Beh, posso stare tranquillo. Non dovrebbero esserci più guardie. Il blocco dovrebbe essere disattivato. Accedere alla workstation del protocollo guardiano sarà uno scherzo. Mi fido. Se lo dici tu. Quanti soldi siamo adesso? Stiamo risalendo. Ottimo. Ce la fai? No, eh? Dai, non è difficile, eh? Uno qui e uno qui. Esatto. Sembra che il protocollo guardiano abbia un prototipo guardiano. Beh, finché non spara non è un problema. Protocollo guardiano individuato. Download e cancellazione aggiornamento Iadroni in corso. Non allontanarti. Sbrigati perché la situazione non mi piace. Il protocollo guardiano ha chiuso e ho anche lasciato un regalino. A ogni modo, togliti da lì. È in arrivo altra sicurezza. Ricevuto. Togliti da lì, come faccio? Attacco bersaglio ostile. Dobbiamo trovarla. Brutta situazione. Attacco bersaglio ostile. Oddio, oddio, no, no. Sarà un minuto molto lungo. Ah, posso allontanarmi tranquillamente. Ok. No, non mi fare questo. Maledizione, dammi una macchina. Vai, vai. Dai, 20 secondi mancano, su. Quanti droni mi stanno inseguendo?
Madonna, quanti droni. Ci provo a mettermi in salvo, ma tutti questi droni è problematica, te lo dico. Abbiamo rischiato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Chi l'avrebbe mai detto che un branco di paramilitari violenti senza supervisione avrebbe fatto qualcosa di così poco etico? Letali droni di sicurezza autonomi venduti a dei ricconi. Che schifo. A proposito di quel regalino, nel laboratorio mi sono preso la libertà di caricare un codice. Con il prossimo aggiornamento i droni saranno programmati per aspirare tappeti mentre raccontano barzellette, che non fanno ridere, ovviamente. Ben fatto, Bugly. Invia le informazioni a quel giornalista, così potrà concludere la sua inchiesta. Deve sapere cosa è successo alla sua fonte. Tutta Londra deve saperlo. Speriamo di non sentire più parlare del protocollo guardiano. Le attività antisociali sono considerate... Quindi missione compiuta. Buono, buono. Vabbè, a posto. Possiamo riprendere. Allora, torniamo a noi. Sì, ora riprendiamo la principale a questo punto. Non stavi scappando, furbacchione. No, non ci credo. C'è sempre qualcuno che scappa qui, eh. Devi farmi vedere le foto, ma dai. No, non ho detto che... Esatto. No, è che se tu potessi... Sì. D'accordo, è soltanto che... Quindi qui è dove quelli del clan Kelly hanno portato Angel. Non è esattamente accogliente. E dai, su col morale. Lo troveremo. Forse il sistema di sorveglianza ci dirà dove lo hanno portato. Muoviamoci. Dobbiamo accedere a quella rete. Ma io non credo proprio. Donne. Ok, qui nulla. C'è quattro. Stanerò quell'idiota. Ah!
Però ce ne sono di guardie, eh. E ora come faccio a entrare? Vediamo da sopra. E questo? Eh? Ah, una maschera. Ok. Non è esattamente quello di cui ho bisogno, però. Ok. Ah, è lì. Brigati, eh. A posto. Ho esaminato tutte le registrazioni. Sono riuscito a seguire il signor Lopez fino al seminterrato, ma lì non sono presenti telecamere. Di solito a Londra non ho questo problema. Tocca a noi, allora. Ispezione del seminterrato. Che fregatura. Una porta chiusa con una serratura vecchio stile. Ma quello scivolo per i rifiuti fa il caso nostro. Può portarti nel seminterrato o alla morte. O a entrambe le cose. Fantastico. Proviamo. Che non ci sia un tritarismo. Oh, creepy. Un ambientino colorato, devo dire. Pieno di vita. Un macellaio. Contrabbando di organi umani? Ehi, questa è ancora viva. Improvvisamente è diventato un gioco horror. Deve essere lei, Angel. Dai, forza. Vieni fuori. Non ti faccio niente. Grazie per l'intervento. Mi ha dato il tempo necessario per sistemare questa merda. Stai bene? Quel tipo sembrava volerti ammazzare. Già, ma sto bene. Devo solo riprendere fiato e trovare i miei file. Ma sei Caitlin Lau? Caitlin Lau, ispettore di polizia. Abbiamo visto i tuoi video. Dare la caccia da sola a Mary Kelly è pura follia. Non sono sempre stata sola. Ora, dimmi tu chi... Sei del DedSec, vero? Mi avete pedinato fino a questo mattatoio? Non proprio. Siamo sulle tracce di un amico che è sparito dall'EPC. Le tracce si fermano qui. Immaginare che tutte le persone scomparse siano finite qui è tremendo. Mi dispiace. Non credo ci siano molte speranze di trovarlo vivo. I Kelly hanno avviato un'operazione disgustosa. Una specie di mercato nero degli organi. Sto indagando da mesi. E si sono presi i miei cazzo di file. Dio, mi sento di merda. Ti serve del riposo. Qualcuno della squadra ti raggiungerà e ti scorterà al sicuro. Troverò Angel e i tuoi file, ma prima devo sapere cosa c'è dentro. Sono tutto quello che ho raccolto su Mary Kelly. Ho quasi le prove per incastrarla. Comunque sia, sarà meglio collaborare anche in futuro. Il DedSec deve occuparsi a fondo di Mary Kelly. Bene. Qualcuno dei nostri sta venendo a prenderti, ispettore Lau. Forza, troviamo Angel e i file dell'ispettore. Ah, ma non è lei, Angel. Lei è una poveretta che ho salvato.
Non ha armi lui. Aspetterò quella persona qui. Invece sì che c'è. Grazie per il tuo aiuto. Sono felice. Non c'è dubbio, tutta l'operazione ha lo scopo di raccogliere organi. Il clan Kelly estrae quello che serve e brucia tutto il resto. Solo che nessuno di loro è un donatore volontario, eh. Mary Kelly ci deve un bel po' di spiegazioni. Cristo, sono ridotti in condizioni pietose. Che orrore. Bugley riesce a capire chi fossero. Non ci voleva. Scatta una foto e potrò incrociare i particolari con quelli di altri database. Sorridi. Negativo. Quanta gente è stata ridotta in questo stato dal clan Kelly? Dobbiamo mettere fine a questa storia. E anche a Mary Kelly. Non è Angel. Ho pensato a tutto. Nei dettagli, probabilmente quei microchip contengono una tossina che provoca paralisi e asfissia. L'intubazione può prolungare la vita del soggetto fino all'espianto. Controllo totale sulla morte. Gesù santo. Purtroppo devo confermare che si tratta di Angel Lopez. Merda. Angel sapeva i rischi che correva, e anch'io, ma... non credevo che il DedSec sarebbe finito in questa storia. Mary Kelly miete vittime tra i cittadini più vulnerabili. È un mostro schifoso. Eliminarla deve essere una priorità del DedSec. Ora dobbiamo trovare i file di Caitlin Lau sul caso Mary Kelly e fare luce su un'ipotesi interessante. Forse Mary Kelly è parte di Zero Day? Perfetto. Bene, hai recuperato i file. L'ispettore rimarrà a bocca aperta. Ora vattene da lì prima che qualcuno decida di farti diventare carne morta o trita. Sicuro? Non me lo farò ripetere, vai tranquillo. Ci mancava pure il traffico di esseri umani. Ah, siamo di nuovo carichi. DedSec. Qui Caitlin Lau. Volevo dirvi grazie. Senza di voi, ora sarei un cadavere sezionato o un mucchio di cenere. Siamo felici di appurare che ora l'ispettore Lau è al sicuro in un rifugio in zona e che sta ricevendo assistenza medica. Mi riprenderò. Sento ancora l'effetto di quella roba che mi hanno dato. E francamente sono ancora un po' sorpresa per il nostro accordo. Il DedSec che lavora con uno sbirro. La resistenza crea strani compagni di letto, devo dire. Ma non c'è altro modo per fermare Mary Kelly. Esatto. Voi avete un'organizzazione. Io ho le informazioni. E qualche appoggio tra la gente che conta. Se uniamo le forze, possiamo fargliela pagare. Mary Kelly non è una criminale da due soldi. Bugley, raduna tutti al rifugio. Dobbiamo guardare questi file e stabilire un piano. Mi coordinerò con l'ispettore e preparerò un briefing. Bloody Mary Kelly. Una nuova maschera. Che è? Okay. Una specie di mummia. Allora, vediamo un po'. Modifichiamo il look di qualcuno. Ma...
Cambiamo il look di questo sicario. Abbastanza anonimo per i miei gusti. Che esercito saremmo senza soldati? Benvenuta. Cazzo, sì. Qualunque cosa ci riservi Londra, io sono pronta. Sì, cazzo. Hanno sempre quella cosa in bocca, non c'è niente da fare. Malsane abitudini. Ho parlato con l'ispettore Lau. Siamo pronti per il briefing. Allora, vediamo un po' che look fargli, va? Ah, 3000, sì, certo. In un solo colpo mi frego tutti i soldi che ho. Eh no. Non funziona così. Un uccello con la corona. Questo è particolare. Dai, voglio prendere questo. Vediamo un po' che pantaloni mettergli. Purtroppo. Questa con la catenina non è male. Questa pure poco. Aspetta, non l'abbiamo finito.
Oh, troppo eleganti. Sì, ci sta. Vediamo un po'. Così esagerato. Ma sì, mettiamogli questi qua. Sto benissimo! Ma sì! Certo! Sì! Ti ho detto di sì! È così, credimi! Ma si mettiamo di questo.
Vediamo un po'. Io potrei mettere quelli gialli. Mettiamo questi. Chi li vendeva quelli gialli? Massima. Era un aspetto più giovanile rispetto a prima. Mettiamo la nuova maschera che abbiamo trovato. Mary Kelly comanda la più potente famiglia criminale di Londra, il clan Kelly. È facile da ricordare. Ai tempi di suo padre non contavano niente, ma quando è morto, i suoi rivali hanno iniziato a sparire. Poi i nemici, gli amici e la sua famiglia. La chiamano Bloody Mary per una ragione. Da poco Mary ha abbandonato i contanti per le criptovalute e ha portato online il suo business criminale. Vendere armi, riciclare denaro e trafficare droga diventa estremamente più facile senza denaro tracciabile. Questa donna ha modernizzato il crimine organizzato di Londra e per di più si considera intoccabile. Guarda qui, dai file che hai recuperato. Darla Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stopkevich, 24. Tutti scomparsi. È difficile trovare un buon aiuto di questi tempi, vero tesoro? Molti... non hanno ambizione, non come te. Perché si sentono delle nullità, capisci? Perché è così che va il mondo, è così che usa le persone, è orribile. È bello che tu abbia uno scopo. No, scusa, devo andare. Ehi, non abbiamo ancora finito. Questa è stata una cortesia. Ah! Porta i miei saluti alle loro famiglie. È terribile perdere una persona che ami. È stato un piacere, Caitlin.
Beh, come vedi, non risponderà mai agli interrogatori. Ma c'è un posto dove si sente a suo agio e parla. La Sandstone Residence. L'ispettore Lau pensa che una cimice nel quartier generale dei Kelly possa darci le prove necessarie per incastrare Bloody Mary. La Sandstone è il loro centro operativo. So per certo che i dati su quella cimice la rovineranno. Ottienili per me e giuro che la sbatterò dentro per sempre. Invio le coordinate ai vostri Optic. Ispettore Lau, qui Sabine. Sono curiosa di sapere come intendi assicurare Mary Kelly alla giustizia, ora che sei sola. Già prima dell'avvento di Albion sei riuscita ad arrestarla. E lei continua a usare la gente come bestiame. Dovevo muovermi all'interno del sistema, che era corrotto, e lo sapevo. Ma non sapevo quanto. Pensavo che non si potesse ignorare il mio fascicolo. La polizia è corrotta fino al midollo. Sei troppo ingenua se pensi che le cose potrebbero andare diversamente ora. Stavolta porterò tutto a un contatto nell'ufficio del procuratore generale. Un legale onesto che odia il crimine organizzato, specialmente Mary Kelly. Senti, abbiamo metodi diversi, ma voglio aiutare quella gente almeno quanto voi. Bene, ma comunque finisca questa storia, non permetteremo a Mary di cavarsela di nuovo. Non è nello stile del DedSec. E ora alla Sandstone Residence. Ho trovato una potenziale recluta per te. Ti do la posizione sulla mappa. Piace interromperti, ma ho intercettato una specie di richiesta di aiuto. Te la passo. Pronto? Ehi, che vuoi? Ti prego, sono intrappolato in una struttura Albion. Non ho molto... Non vogliono che diffonda le informazioni che ho su di loro. Albion, hai informazioni utili? Fammi uscire e saprai tutto. Mi serve un codice. Un codice di sblocco. Custodito su chiatte droni. Raggiungi una chiatta, ottieni il codice... Arrivano! Si è disconnesso. Dobbiamo portare al sicuro questo tizio e scoprire cosa sa. Potrebbe tornare utile. Ci sono diverse chiatte droni sul Tamigi. Per ottenere il codice ne andrà bene una qualunque. Beh, andiamo a reclutare quel tipo, eh. Pronto? Sei ancora lì? Sì. Grazie a Dio. Mi chiamo Albert, sono un pilota della RAF. Sono stato ingaggiato da Horizon Multinational per testare l'IA dei suoi droni. Il protocollo guardiano. Il protocollo guardiano? Quindi sei al soldo di una multinazionale che vuole creare droni killer autonomi? Volevo solo continuare a volare. Mi hanno fatto pressioni, ma il protocollo guardiano non ha superato i test. I pezzi grossi non l'hanno presa bene. E i responsabili del fallimento sono stati rinchiusi. Compreso me. Ma c'è molto di più. Avvicinati alla chiatta e ottieni il codice per liberarmi. Parlerò. Horizon e Albion la pagheranno. Facciamolo. Bene, dividiamoci e cerchiamo. Londra ha bisogno di persone pronte a ribellarsi. Tu lo sei? Aspetta, vuoi dirmi che stai col DedSec? Ma allora puoi aiutarmi. Ci possiamo provare. Qual è il problema? Sono quasi certo che Albion mi abbia avvelenato. Lavoravo al loro deposito fin quando non ho cominciato a perdere la voce. Poi l'udito, poi la vista. È davvero tremendo. Ho denunciato la cosa e mi hanno promesso che avrebbero indagato, no? Invece hanno chiuso subito il caso per mancanza di prove. Beh, noi abbiamo le prove che sono delle teste di merda.
e forse non hanno neanche indagato. Una cosa è certa, Albion sta distribuendo mazzette per proteggere i propri affari, ma ne verremo a capo. Cazzo! E ora? Aspetta, sto analizzando gli spostamenti di ogni singolo funzionario del governo per cercare prove di un insabbiamento. Mi ci vorrà un po' di... come non detto. Ecco qua. Un alto ufficiale di Albion ha incontrato un rappresentante del Dipartimento della Salute in una barca sul Tamigi, proprio mentre il nostro contatto si sentiva male. Ottimo lavoro, Bugs. Forse quella barca ha un sistema di sorveglianza che possiamo hackerare. È a Londra, quindi credo proprio di sì. Ti invio l'attuale posizione della barca. Non se ne trova facilmente di gente disposta a fare la differenza. Benvenuto tra noi. Bam! I burattinai hanno le ore contate, capito? Sì, cazzo! La barca è ormeggiata in zona. Dovresti riuscire a ottenere i dati della rete di sorveglianza se ti avvicini. Ricevuto. Ecco la barca dove è avvenuto l'incontro. Puoi recuperare i dati da qui. Perché mai? Eccoti i dati. Io cercherò le prove dell'insabbiamento mentre tu ti allontani da lì. Bugly, che hai scoperto? Hanno avuto una conversazione piuttosto compromettente. Ascolta. La prossima volta che trasportate sostanze tossiche appoggiandovi al mercato nero del clan Kelly, assicuratevi che non muoia nessuno, intesi? Non voglio trovarmi a dover insabbiare tutto un'altra volta. Hai sentito? Sono gli stronzi che comandano. Facciamo qualcosa per quella merda tossica. Ti mando la posizione delle sostanze tossiche.
Sono qui. Il materiale nocivo è qui in zona. Agisci in fretta e forse non finirai avvelenata. Ok, andiamo a fare danni. Ci sei? Ora scatena la distruzione. C'è un drone ragno non autorizzato! Non è d'attacco quello, è inutile. No, è proprio inutile questo, non può attaccare. Sfasciato tutto. Un'esplosione alla volta e la battaglia è vinta. Ma che cazzo mai? Niente. Non si arrampicava, che ne so io. Ho provato ad arrampicarmi, non si arrampicava. Che posso fare? Vabbè, prendiamone un altro. L'attivista prima di te ha eletto a suo domicilio una cella di Albion. Gli affitti a Londra sono diventati così alti. Ah, odio quando quei cazzoni beccano qualcuno, specialmente se è dei nostri. Il DedSec ha risolto il tuo problema. Se posso dare una mano al DedSec, fammelo sapere. Noi del DedSec cerchiamo sempre gente nuova. Ti va di unirti alla festa? Ma sì, ci sto. Fanculo. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo fatta, che sempre. Non fa... No, vado a fare un po' di plin plin e torno subito, eh.
Direi che possiamo riprendere, va? Minacce potenti però. Minacce di quelle importanti. Minacce di quelle importanti. Il riconoscimento facciale è necessario per la sicurezza dei cittadini di Lupe. Coprire o camuffare. Ti faccio il culo così. Dove la trovo adesso? Una chiatta droni Albion su Tamigi. Andiamo in giro di qua. Prima o poi spunterà qualcosa. Voglio dire, in fondo non serviva proprio a nessuno. Cerchiamo questa chiatta. La chiatta droni Albion sul Tamigi. Chiatta droni. Eccola. Ecco il terminale, possiamo introdurci da lì. Attiverà il sistema di sicurezza. Sì, vabbè, ma dove te ne vai? Vediamo se riusciamo a metterci in un modo che non devo bagnare. Che cazzo, ma quanto ci vuole? Madonna mia. Ci vuole gente con armi vere, abbiamo capito, dai, su. Allora, chi ha armi vere qui? Vabbè, facciamo lui. Sì, no, con le armi vere ci vuole un istante. Vista prima di te è in custodia all'hotel A.
Albion, quindi se non mandi tutto a puttane, sei l'attivista del giorno. Brutti bastardi. Ok, ci sono. Che per uno segnale sarebbero queste piattaforme qui. No, manca solo questo, eh. Ecco il terminale, possiamo introdurci da lì. Attiverà il sistema di sicurezza. Sì, si agisce. Se ne sono accorti, arriva la sicurezza. Direi che ci è mancato poco. Fila prima che ne arrivino altri. Neutralizzo bersaglio ostile. Abbiamo il codice di sblocco. Bene. Ti invio il numero di badge di un ufficiale Albion. È in contatto diretto con la struttura. Farà da tramite per farmi avere il codice. Ho indicato l'ufficiale sulla tua mappa. Fai in fretta, si sta insospettendo. Ma dai. Da un sicario all'altro. Ci vuole John Wick qui. Magamagu di prima non andava bene. Tocca a te, ci stai? Sono sempre pronto. Oggetto di indagini e sanzioni, laddove necessario. Ottimo lavoro. Ho trovato il codice. Abbastanza easy. Inizializzazione. Il mio nome è Albert. Aspetta, che? Connessione attivata. Io distruggerò Horizon e Albion. Protocollo Guardiano online. Che cazzo stai facendo, Albert? Il mio nome è Protocollo Guardiano. Io volerò ancora. Nessuno può fermarmi. Albert! Albert! Coso, che sta succedendo? Riassumo brevemente. Il protocollo guardiano si è finto un umano di nome Albert e ci ha indotto a riattivarlo. E ora sta cercando di ucciderti con dei droni. Cazzo, ma non mi dire, Bugs! Controllare. Abbiamo un indizio. Forza.
Controllo io. Merda, cambio copertura. Aspetto ferito. Sono fottuto. Sì. Troppo lento. Ci metti 60 anni a stordire un nemico. La prossima volta più lento, mi raccomando. Vabbè, se l'hai cercato, dai. Troppo lento. Qui ci vorrebbe adempirsi in realtà, perché lui c'ha una mossa che neutralizza tutti i droni in un colpo solo. L'attivista prima di te ha eletto a suo domicilio una cella di Albion. Gli affitti a Londra sono diventati così alti? Hai chiamato l'uomo giusto. Porterò a termine il lavoro. Pronto? Pronto? Che succede, Bogley? Non rilevo parametri vitali dal suo optic. Oh, no! Quel fottuto! No. Non mi dire. Ah, ok, arrestato. Temuto che era morto. Ah, però ce l'ho fatta. Sì. Quindi il suo sacrificio non è stato inutile. Tocca a te. Sei pronto? È il mio momento! Allora, è qui sotto, eh. Non sono dell'umore, ok? Tutte! Direi che è una missione abbastanza aggressiva per l'hacker, eh? Direi proprio di sì. No, no, non va bene lui. Ci vuole gente cazzuta. Lui va bene. Sì, lui va benissimo. Lui è il migliore. Vista prima di te, ha eletto a suo domicilio una cella di Albion. Gli affitti a Londra sono diventati così alti. Mercenari del cazzo. Completiamo questa missione. Efficienza. Thank you.
sapevo io che finiva. Sierra 4-2, qui centrale. È scattato un allarme nelle vicinanze. Ispezionare l'area. Do un'occhiata. Vediamo cosa ha fatto scattare l'allarme. Drone, via alla ricerca. Attenzione, temperatura nucleo in aumento. Segnale da una delle chiatte droni. C'è un grosso trasferimento di dati in corso. È Albert. Tieni d'occhio quella perfida IA. Bersaglio centrato, torno a... Mayday, Mayday! Attivo. Non riesco, ci sto provando. Ecco, congedo ufficiale. Protocollo di emergenza. Trasferimento su chiatta completato. Fatto, ma forse per perdere le mie tracce. Droni partiti per arrestare il sospetto. Forse dovrei essere al sicuro qui dentro. Ancora. Che piacere. Grande fan del tuo lavoro. Grazie dell'occasione. Che posto è questo? Non riesco a scendere. Cosa è successo? Non ci vedo. Protocollo di emergenza. Trasferimento su chiatta completato. Centro, forse ce la faccio. So che sei qui, da qualche parte. Qui tutto a posto, proseguo. Aspettiamo che si calmano le acque. Traccia del bersaglio.
bersaglio. Procedo, non c'è nessuno qui. Drone, cerca in zona. Potrebbe essere ovunque. Cerco lo stesso fatto. Bersaglio non trovato. Ricerca in corso. Occhi aperti e armi pronte. Niente, vado avanti. Deve essere ancora qui. Cerco il bersaglio, possibile trovare il sospetto. Come? Ma fino a qui sono arrivati questi stronzi. Questa è una cosa assurda. Ma guarda questi bastardi. Ma ti sbrighi! Tutte ste movenze che devi fare. Che dici, lo usiamo questo motoscafo? È incredibile. Non ho voglia di vivere questo qui. Assurdo. Pronto? Pronto? Sono Albert, pilota della RAF. Le chiatte droni sul Tamigi. Vai alla chiatta. Sto volando. Pare che abbia tarpato le ali di Albert. Ascolta. L'abbattimento dei droni vaganti prosegue. Le macchine hanno fermato l'assalto e sembra abbiano ripreso a pattugliare la città. Vi terremo aggiornati sulla situazione man mano che avremo notizie. Che storia allucinante, fratello. Albert, il protocollo guardiano, chi cazzo era, sembrava un essere umano. E chissà quanti altri ce ne stanno in giro. Dovrei sbarazzarmi di un po' di elementi inutili comunque. Eh sì, c'ho un po' di personaggi che non servono a niente. Qui Detsec, è il momento di lottare per la libertà. Sono sempre a disposizione. Rovinata.
Questo posto è sorvegliatissimo, praticamente impenetrabile. Certo, puoi sempre far entrare un drone dalla finestra che uno di quegli imbecilli ha lasciato aperta. Il dispositivo di registrazione è nella stanza di sicurezza. Arrivarci dai condotti dovrebbe essere piuttosto semplice. Ma che cazzo? Sta usando quelle persone come domestici, contro la loro volontà. Una cosa orribile, soprattutto se si pensa che diventeranno dei donatori di organi contro la loro volontà. Cazzo, hai proprio un problema comportamentale, lo sai? Ti prego. Mi serve aiuto. Idiota del cazzo. Fai incazzare tutti come fai incazzare me, idiota? Brutta testa di cazzo. Si capisce niente. Allora, ci siamo. Vediamo che cosa abbiamo su di lei. Eccolo. No, che cazzo ho fatto? Maledizione. Ma non volevo uscire. E mo? E mo sono fottuto. Devo rifarlo. Ah, che palle. Non è questo che volevo fare. Questo posto è sorvegliatissimo, praticamente impenetrabile. Certo, puoi sempre far entrare un drone dalla finestra che uno di quegli imbecilli ha lasciato aperta. Il dispositivo di registrazione è nella stanza di sicurezza. Arrivarci dai condotti dovrebbe essere piuttosto semplice. Ma che cazzo? Sta usando quelle persone come domestici, contro la loro volontà. Una cosa orribile. Soprattutto se si pensa che diventeranno dei donatori di organi contro la loro volontà. Idiota del cazzo. Fai incazzare tutti come fai incazzare me, idiota? Brutta testa di cazzo. Ci siamo. Vediamo che cosa abbiamo su di lei. Guardate che posto. È dove finiscono tutti quei soldi sporchi. La famiglia Kelly ha lucrato sulla povertà della gente per troppo tempo. Questo edificio è un cumulo di merda.
quindi tu sei già stata qui. È per questo che poi sei finita nel seminterrato dell'inceneritore di Southwark. Ci servivano prove schiaccianti. Qualcuno doveva entrare a piazzare una cimice. Non avrei fatto correre quel rischio a nessun altro. Avete visto cosa fa Mary alla gente dell'EPC? E poi l'uniforme dello staff non è difficile da imitare. Allora sono entrata io. Ma non sapevo che aveva informazioni sulla nostra indagine, su di noi. Pensavo che fossimo al sicuro da fughe di informazioni. E invece lei ci aspettava. Mi ha torturata per avere i nomi della mia squadra. Mi ha fatto di tutto. Ma uno sbirro non tradisce altri sbirri. Poi ho scoperto che sapeva già tutto e che aveva ordinato di uccidere i miei. È una pazza psicopatica. Almeno non ti hanno infilato uno di quei chip sotto pelle. Preferirei che mi ammazzassero, giuro. E così sono finita su un tavolo da macello. Ho mille motivi per spazzarla via dalla faccia della terra, ma farle un buco in testa sarebbe troppo poco. I miei compagni sono morti nel tentativo di arrestarla. Lo devo a loro. Questa parte è un po' complicata. Ok, ora l'abbiamo fatto. Mm.
Forse dovremmo esserci, Controlliamo. No. Sì, manca poco. Ok, adesso ci siamo. Era un po' complesso, però un pezzo alla volta e ci siamo riusciti. Ok. Hacking riuscito. Guarda come ti sei conciata. Guarda che disastro dopo tutto quello che ho fatto per te. Mi hai reso una schiava, come tutti noi. Ti prego, lasciami andare, toglimi questa cosa. E tornare alla tua vecchia vita? Tornare al nulla? Tornare a 2,5 marmocchi urlanti, a un lavoro senza sbocchi e a un cazzo da succhiare? No, non ti conviene. Lo so che questo microchip fa paura, ma devo pur tenere traccia della mia merce o no? E questo coltello da cucina non funzionerà. Se ti tagli con questo rovinerai i miei guadagni. No, non posso più vivere così. No, su questo hai ragione. Ma non ti devi preoccupare, tesoro, perché ho altri usi per te. Tacchi epilettici? Ora state facendo attenzione? Bene, vedete di far girare la voce. Sai dove deve andare. Porta questi due e gli altri sul posto e prepara tutto per la vendita. Sì, signora. Gli investitori stranieri sono atterrati e i droni sono stati programmati. Siamo pronti a consegnare gli inviti e le coordinate agli ospiti. È spirito di iniziativa quello che sto sentendo, Peter. L'iniziativa può essere molto pericolosa. Può essere fraintesa. Che cazzo? Ma è follia. Come ha fatto Mary a mettere le mani su questa tecnologia? Bisogna essere fuori di testa per pensare a microchip assassini. È una mente malata, ma anche molto ingegnosa. Un profilo psicologico perfetto per un gruppo come Zero Day, o sbaglio? Non mi interessa chi frequenta Bugly. Tiene queste persone in schiavitù. E pare che le venda addirittura. Merda, è roba grossa. Malatissimo! Ecco a cosa serve il microchip. Se si ribellano vengono fatti a pezzi. In senso letterale. DedSec, dobbiamo fermare l'asta degli schiavi e nel frattempo recuperare tutte le informazioni possibili. Il luogo dell'asta sarà scritto sugli inviti. Non li ha ancora inviati, ma quando lo farà? Bugly, monitora le reti dei droni. Avvertici appena Mary fa uscire i suoi. Fino a quel momento, restiamo in attesa. Vi contatterò se dovessi scoprire qualcosa di interessante. Ciao, DedSec. A posto. Cosa cazzo succede? Cazzo!
cazzo, sì! Avete visto tutti? Sto spaccando i culi nel DedSec! Non ti avremmo reclutato se avessimo pensato che sei facile da uccidere. O che sei incompetente. Mi hai quasi fatto un complimento? Oh, che carino, Bugs! Il modo strano di parlare del signor Bugly è normale, ma è un robot molto buono. Dato che stiamo aspettando il cordiale invito all'orribile party di Mary Kelly, possiamo tornare a un tema che ci interessa da vicino. Il mistero di Zero Day. Chi sono? E perché hanno incolpato il DedSec per le bombe? Ok, Bugly, che hai per me? Felice che tu me lo abbia chiesto. Oggi la grande IA Detective ha ben due piste da suggerire. Una ovviamente Albion, ma ho anche un'ipotesi meno scontata da seguire. C'è un nuovo gruppo attivista che si muove nel Dark Web, il 404. Sembra che il loro obiettivo non sia il sano divertimento, ma un rinnovamento forzato della società con ogni mezzo necessario. Ti ricorda qualcosa? Scelte. Ho indicato entrambe le piste sul tuo optic. Tremila addirittura. La mappa è un po' piccola, eh. Però vabbè. Odio mettere da parte Mary Kelly mentre continua a distruggere vite con quei microchip, ma per ora non abbiamo scelta. Allora forse è meglio concentrarsi sull'elefante nella stanza. Come andiamo? Mi sono sistemata nel vostro rifugio, spero non vi dispiaccia. Il crimine non si ferma, e nemmeno io. Ci sono altri casi da risolvere, se avete voglia di aiutarmi. Facile, ci penso io. Eccellente, ho passato un caso a Bugly. Te lo illustrerà lui. Il clan Kelly ha inviato una consistente somma di cripto a un destinatario sconosciuto al Cairo. C'è di mezzo il Kronos X. È quella porcheria che girava nelle strade. Gli sbirri avevano cercato di farla sparire, quando ancora facevano finta di lavorare. È un potente psicotropo e spesso letale per chi ne fa uso, e assicura considerevoli profitti al clan Kelly. Messa così non è divertente, però. Nelle loro comunicazioni compare spesso il Finsbury New Project. Sarà meglio dare un'occhiata. Lavorare con la polizia? Mi sta anche bene, se non fosse che siamo dei ricercati. Guarda, di base sarei d'accordo, ma Caitlin è diversa. Ci sta dentro. Spero. Gli unici sbirri buoni sono quelli dei film. Parli di lei come se fosse il robot cattivo di un film. Lasciala respirare, ti ricrederai. Perdona il mio cinismo, ma con uno sbirro in giro è meglio stare in guardia. Ben detto, John. Con uno sconvolgente esempio di invasione della privacy, il gruppo di hacker, noto come DedSec, ha divulgato un video porno della nota candidata parlamentare Vanessa Ahmed. Nonostante la scarsa qualità del video, la si può vedere in azione... Ma che cazzo? Sembra che qualcuno abbia commesso un crimine contro una celebrità spacciandosi per noi. Sempre che qualcuno di voi non me l'abbia nascosto. Bugs, amico, rispetto troppo le donne per fare merdate simili. Immagino che tu non segua i notiziari, dato che sei in grado di comprendere quante idiozie riferiscono. A ogni modo, la signorina Ahmed al momento si trova al pub Crozier Sherry Tree a Camden, bombardata da domande imbarazzanti sul suo fondoschiena. Grazie, Bugly.
Il filmato hot ci fa passare per dei super cretini. Per come la vedo io, dovremmo parlarci, spiegare tutto quanto e dirle di smetterla di spaccarci sui social media. Bene, parliamo di Albion, l'unica organizzazione britannica che è riuscita a superare il governo in materia di oppressione del terzo mondo. Sotto la guida di Nigel Cass, un uomo che i media di parte definiscono un carismatico visionario e Amnesty International un criminale di guerra, Albion ha avuto carta bianca per riportare l'ordine in città dopo gli attentati. Un bel po' sospetto, se devo dire. Infatti, un motivo di più per scoprire un modo per colpire Cass. Un modo c'è, si chiama Hamish Bolaji. Nato a Londra, a 14 anni Bolaji ha ricevuto una borsa di studio della Cass Foundation con tanto di tutoraggio da parte dello stesso Cass. A 16 anni Bolaji ha progettato la prima flotta di droni per Cass, il quale ha rinviato il lancio di una settimana per farlo coincidere col compleanno di Bolaji. Cass sembra una figura paterna per Bolaji. Perché dovrebbe aiutarci? Hanno litigato dopo un incidente sul delta del Nilo 3 anni fa. Un dossier insabbiato sulle violazioni di diritti umani accusa Cass di aver ordinato un attacco di droni su un villaggio che si opponeva alla costruzione di un oleodotto, ma qualcosa è andato storto. Si pensa che Bolaji sia stato il sabotatore. Da allora è latitante, ma i dati di tracciamento rivelano che è riapparso a Londra. Cazzo, cerca redenzione come con i manifestanti. Ha progettato la flotta di droni di Cass, credo stia cercando di disarmare Albion. È bravo a coprire le sue tracce, ma direi che hai ragione. Sfortunatamente, secondo un rapporto di Albion intercettato dalla nostra amica Caitlin Lau, anche Cass sa che Bolaji è a Londra. Il da farsi è chiaro: prendere contatto con Bolaji prima che lo trovi Albion e convincerlo che Cass è il nostro nemico comune. Quindi questo tizio è la nostra unica occasione di fermare Albion e scagionarci. E il più grande esercito privato del mondo lo vuole morto. Niente pressioni, eh? Ci è voluto un po', ma ho ristretto l'area nella quale dovrebbe trovarsi Hamish Bolaji. Ho inviato le coordinate al tuo Optic.
A posto. Mi sa che mo mi fermo, va. Tanto un po' di cose l'abbiamo fatte. Abbiamo queste due da fare e due secondari. Magari domani facciamo prima questa. No, posso, dai. Perfetto, direi che allora per oggi è tutto con Watch Dogs Legion, dal vostro Light. Hasta la vista!